certo del capocannoniere del campionato di Serie B, Oliviero Carlini, che dovrebbe passare forse all'Inter. Partiamo subito con le immagini che sono state montate a tempo di record da Ennio Piccirilli. Iniziano chiaramente con la Lazio, che ha sempre andata in attacco sin dall'inizio, sin dai primi minuti. Qui c'è Poli che sbaglia una ottima occasione in due tempi, prima e poi addirittura da per terra. Poi abbiamo il gol del vantaggio della Lazio al 18esimo, è una bella azione personale di Vinazzani, poi il tiro non è fortissimo, comunque il portiere Pelletta non trattiene il tiro di Vinazzani, per il capitano laziale è un gol importante anche psicologicamente. Al 27esimo c'è il gol del 2-0, cross di Torrisi dalla sinistra, ecco qua Oliviero Carlini, colpo di testa, si fa trovare un pochino impreparato il portiere Pelletta. E siamo al secondi 45 minuti, D'Amico che aveva preso il posto di Caso da pochi minuti, a questa ottima occasione per segnare, segnerà comunque più tardi. Al 16esimo c'è il gol del 3-0 della Lazio, una Lazio disinvolta forse come non mai quest'anno. Il lungo lancio di Galbiati è per Poli, tiro a botta sicura e il gol del 3-0. Al 22esimo segna il primo dei suoi due gol il Brescia, c'è questo scambio di Piovani con De Giorgi, il gol di De Giorgi del 3-1 battuto Ielpo, che pure si è comportato abbastanza bene. Al 37esimo intanto era entrato anche Oscar Damiani, c'è il gol del 3-2, è un'autorete di Piscedda, sfortunato il bravo giocatore laziale. E al 42esimo, a 3 minuti dal termine, c'è questa azione di Oscar Damiani che oggi abbandonerà ufficialmente il calcio, è il gol dell'ultimo gol della Lazio in Serie B e del suo giocatore simbolo, Vincenzo D'Amico. Linea Paolo Valenti.